Cinque finanziamenti per un totale di 32 milioni e 400 mila euro sono stati destinati alla Calabria dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del primo stralcio attuativo delle risorse destinate sul piano nazionale al contrasto della siccità, definite nel piano idrico. È quanto afferma l'onorevole Wanda Ferro, sottosegretario all'interno. Dei finanziamenti richiesti dalla Regione Calabria, 20,2 milioni sono destinati ad interventi sulla diga del torrente Lordo a Siderno, il consorzio di bonifica Alto Ionio Regino. 3,3 milioni sono destinati ad interventi di riparazione della traversa fluviale nel fiume Savuto a San Mango d'Aquino. 5,3 milioni per interventi sulla sicurezza della diga di Farneto del Principe a Roggiano Gravina. 1 milione 300 mila euro per interventi di miglioramento ed adeguamento sismico della diga Re di Sole a San Giovanni in Fiore e 2 milioni per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Votturino a Serra Pedace. L'importante investimento in interventi destinati a migliorare la sicurezza e la gestione efficiente delle risorse idriche, commenta il sottosegretario Wanda Ferro, dimostra l'impegno del governo Meloni per prevenire i danni causati dalla siccità, sostenere l'agricoltura e proteggere le risorse naturali.